Bene, siamo ritornati in diretta, cari congressisti, dal secondo congresso di Liberi TV. Grazie al contributo che abbiamo trasmesso poco fa di Davide Tutino, che è consigliere municipale a Roma, il quale fra l'altro devolve a Liberi TV il suo gettone di presenza per permetterci di poter fare il lavoro che noi facciamo. Noi registriamo in un municipio di Roma le sedute del Consiglio e le mettiamo a disposizione di tutta la comunità. Allora, una breve comunicazione di servizio, che è questo: sono scaduti i termini per la presentazione della mozione generale particolare. È stata presentata una sola mozione generale, che è stata elaborata dalla Presidenza e dalla Segreteria, è a vostra disposizione sulla pagina del Congresso, a metà pagina, per cui potete consultare liberamente il testo. E questo qui, a norma del regolamento congressuale, questa mozione generale può essere emendata, però attenzione, perché il termine scade alle 20, quindi fra meno di un'ora. Alle 20 scadono i termini per la presentazione degli emendamenti alla mozione generale. Non sono state presentate mozioni particolari. Alle 20 scade il termine per la presentazione di proposte di modifiche statutarie e alle 20 scade il termine per la richiesta di voto segreto per il rinnovo degli organi. Questa è una cosa molto importante. Allora, come si avanzano queste richieste? Lo ripeto ancora una volta, i congressisti fanno parte di un Google Group al quale sono stati invitati all'inizio di questo congresso, per cui tutte le richieste devono essere avanzate di email attraverso questo Google Group. C'è Donato che sta gestendo tutta la parte tecnica e che quindi tiene sotto controllo le email che arrivano. A questo punto abbiamo un intervento gradito da parte di un osservatore e quindi lo vedete già in linea. Cedo molto volentieri la parola ad Antonio Borrelli. Prego Antonio. Ciao, grazie, salute, mi fa piacere essere con voi, mi fa piacere di essere stato invitato, non ci tengo a questo piccolo vezzo. Non chiedo di intervenire, ma rispondo volentieri a un invito. Un osservatore che dall'esterno vi ha sempre seguito, oltre ad avervi visto nascere, e mi sono compiaciuto in un forum di radicali, in ufficiale, del fatto che questa esperienza fosse durata e che fosse così ben impostata e strutturata al punto che merita una platea più ampia, non solo di pubblico, ma soprattutto di collaboratori. E quindi mi complimento per questa ottima strutturazione, che prefigura sicuramente dei tempi che però sono da guadagnarsi con una strategia di maggiore incisività. Poco fa offline Marco Marchese si complimentava con me a proposito di un bel video commemorativo fatto su Antonio Russo. Ed io, a proposito, quindi mi ha scaturito un ricordo. Eravamo in Radio Radicale, io ero un dipendente interno alla radio, Antonio era un collaboratore sofferente perché poteva lavorare solamente a condizione che partisse, che andasse in missione, perché a Roma, per la questione sindacatocratica della radio, non gli consentivano di fare alcun servizio. E lui ne proponeva diversi, peraltro, insisteva, e poi tutto cazzuto, incazzato, dice: io voglio diventare responsabile esteri della radio, perché era intollerabile un certo tipo di atteggiamento lì dentro. E allora, tra le cose che lui propose, e che quindi giro a voi, era quella di andare, allora era già singolare, adesso è una tragedia terribile, che è quella della fila che c'era allora in pretura per tutti coloro che erano stati fermati in auto, allora solamente perché avevano fumato marijuana. Oggi è sufficiente che ti fermino in auto dopo che hai bevuto un grappino di fine pasto alla comunione, magari di tuo figlio o caso di un amico di questo tipo qui, che entri in meandri
infiniti e di tantissime spese. Tu paghi 140 euro per una visita dallo psicologo che deve attestare che tu stai superando questo percorso, che dura anni, attenzione. Tu devi prestarti ogni 3 mesi, periodicamente, a delle analisi che costano. Anche qui devi pagare il tuo più che ticket, insomma, che so che mi sembra che costano 80-90 euro ad esame, più gli avvocati che servono per non finire in un pastrocchio che la gestione della giustizia e della pretura poi a Roma possono lasciar presagire. E quindi è bene trattare questo caso che ti porterà avanti per 3 anni con sospensioni della patente e obblighi infernali. Allora, cosa succede? Che quindi ogni mattina andando in questo luogo c'è una grande platea di persone, immaginate una città come Roma, quindi centinaia di persone dalle quali raccogliere testimonianze. A proposito, io mi ricordo che ho proposto qualche mese fa a Francesca Reggiani, la comica TV, diciamo, attrice comica, perché cercava spunti per realizzare dei pezzi. Non lo ha fatto, perché evidentemente non ha trovato la chiave. Però questo, cioè, dipende che taglio gli dai, è un dramma, ma è anche comico. Le persone che si trovano mischiate in questo tipo di cosa attraversano davvero un inferno. Quindi, com'è possibile andare qui ed altrove? Un piccolo bando, esprimendo che questo è lo si offre a titolo di volontariato per farsi la gavetta giornalistica, ma immaginate quanti ragazzi volenterosi e volontari possono aderire ad un'offerta di lavoro di Liberi TV, che in tutto questo sono due gatti, però hanno un'immagine che in qualche modo è uscita del tempo. L'ottimo Colacione, che io di tanto in tanto incontro, è particolarmente prestante, è insistente e efficace nel suo lavoro, al punto tale che questo marchio, anche bello per logo, può far uscire in una pagina Facebook magari ben animata, dove ci sono tanti mi piace, dove magari si spendono quei 10-20 dollari anche per togliere dei mi piace a pioggia da un pubblico più ampio. Insomma, si possono fare tante cose. Dicevo, questo banco che consentirebbe a dei giovani armati di una telecamera con un microfono direzionale di andare a fare notizia, di fare dei servizi in collaborazione con questa testata meritoria che è Liberi TV. Da qui a offrire poi queste maestranze al piccolo servizio, diciamo, commerciale o comunque di chi organizza convegni. Ecco, io vedo qui, no, nel paese dove abito ci sono le elezioni amministrative e non hanno questo servizio di ripresa dei dibattiti, di confronti fra sindaci, quindi le occasioni sono tantissime, innumerevoli, non le può sviluppare solamente Gianni Colacione, ma devono essere animate attraverso uno strumento che si mette in testa di fare impresa, sotto una forma o un'altra, quello che vi pare, ma il concetto dell'impresa è quello dello sviluppo. A tal proposito, come un'impresa la si fa potendo leggere un bilancio, lo sviluppo del bilancio, il bilancio deve contenere tutte le voci, anche quelle, dicevo sempre nel forum a commento, che sono i costi di una persona che si muove, va a registrare un evento volontariamente, ha comunque dei costi, magari si fa il suo pasto, c'ha il carburante, forse c'ha pure l'autostrada, quello che è, questa è un'uscita, poi l'attore devolve come contributo, non avremo un'entrata e un'uscita, e questo movimenta il bilancio. Il bilancio, che non può presentare in 2 anni 1.300 euro spicci, è una quantità smisurata di voci, di 5 euro di spese di tenuta conto. Ragazzi, è da eliminare subito, fa scandalo. Ma perché pagate 5 euro?
ma non è possibile, cioè c'è di meglio e forse addirittura si possono anche non pagare. In più, nella mia attività di comunicazione e marketing, dopo aver perso il lavoro un anno e mezzo fa e lo facevo come manager in una struttura internazionale da 230 milioni di dollari di fatturato, però a 58 anni ormai non trovo lavoro, dopo un periodo di depressione dove c'è avuto un mucchio di accidenti, dico adesso faccio questo lavoro per la piccolissima impresa. Mi accorgo di quante necessità ci sono su questo piano, non solo delle registrazioni, ma volevo dire una cosa che non so perché mi sta sfuggendo in questo momento, perché quando parto apro le parentesi pannelliane e poi mi perdo il concetto importante. Che cosa notavo attraverso queste piccole imprese? Oh porca puttana, ragazzi, è andato via. Vedi, le 58 anni si fanno sentire, altro che mancanza di voce, che perlomeno è quella si vede, voce sì. Ma la memoria non si può perdonare. La memoria poi è tutto, non si può, tra l'altro quella immediata e logica discorsiva che mentre stai. Quindi voglio dire, è possibile dare uno sviluppo a Liberi TV semplicemente alimentando una comunicazione e marketing con una pagina aziendale, virgolette, Facebook e il sito, che di concerto possono animare una partecipazione, quindi non solo la raccolta e descrizione fino a se stesse, ma più che altro i collaboratori, che poi sono quelli che portano pubblico, perché in un piccolo comune ci sono le amministrative, il candidato porta i suoi parenti, voglio dire, in quel contesto. E va da sé che poi in mezzo a, virgolette, parenti, ci sono delle persone interessate, originali, che possono essere poi non solo contribuenti, ma anche coloro che apportano contributi in denaro o meno. L'indicazione dei beni strumentali dati in comodato, anche questa è una voce che va indicata in bilancio, perché sapere che un gruppo possiede A, B, C, D e tutte queste cose, e sapere poi tecnicamente magari che c'è da fare il piccolo investimento per comprarsi a 180 euro quel microfono direzionale o l'hardware di maggiore performance. Questo lo si dice in quel contesto allargato e si cominciano a raccogliere le contribuzioni finalizzate esattamente a questo, se non c'è il singolo che può procurarsi questa strumentazione e darla poi incomodato. Però dopo aver fatto quindi tutto questo ben buon lavoro dal punto di vista della strutturazione statuto congressuale eccetera, c'è da fare una strutturazione che guarda all'esterno. Il bilancio, che non è che va sognato, ma che è già nelle mani, ma che non arriva se si guarda alla piccola misura, come è pure indicato a questo forum di discussione già da me ieri, mi pare, o l'altro ieri, dovete già immaginare 24.000 euro in bilancio, perché ci sono piuttosto facili quando si allarga la platea delle persone che a vario titolo partecipano a questo. Quindi fondamentale è allargare quindi alle idee del singolo e comunque anche di TV, che propone le 20 cose che si potrebbero fare e magari qualcuno che le va a soddisfare. Quello da andare in vettura per chi è stato fermato perché ha superato i limiti alcolemici in auto, perché si è fatto una canna, o perché è stato trovato, perché è vero che è stata depenalizzata la piccola detenzione, però non ti libera da quel vincolo che se
è stata sequestrata in auto del sequestro della patente. Quindi questo è piuttosto singolare e potrebbe interessare anche perché non ne parla nessuno. Ed è, secondo me, una delle piaghe, delle nostre piaghe sociali. Vabbè, mi dispiace di non aver dato quel piccolo particolare, ma insomma era un passaggio discorsivo. Vi ringrazio dello spazio, vi saluto, buon lavoro e complimenti. Ciao. Grazie, grazie Antonio, è stato davvero un piacere averti, ti ringrazio per il tuo contributo. Allora, come proseguiamo? Chiedo a Donato se ci sono interventi per quanto riguarda la diretta in dibattito generale. Aspetto che mi scriva. No, allora, non ci sono richieste di intervento. Di conseguenza, adesso i lavori come saranno regolati? Saranno regolati in questa maniera. Sono scaduti i termini per quanto riguarda la presentazione della mozione generale particolari. Alle 20 scadono i termini per la presentazione degli emendamenti alla mozione generale, poi scade sempre alle 20 il termine per la presentazione di proposte di modifiche statutarie a questo momento non ne sono arrivate. Scadono anche i termini per la richiesta di voto segreto per il rinnovo degli organi. Chiederemo dopo al Presidente se vorrà fare una replica al dibattito generale, dopodiché incomincerà la fase di voto. A questo punto, visto che non ci sono attualmente interventi né contributi registrati da mandare, io sospenderei i lavori del secondo congresso fino alle ore 20, in modo che alle 20 riprendiamo e quindi continueremo a seguire l'ordine del giorno. Chiederemo al Presidente se vuole fare una replica. Ci sarebbe lo spazio dopo le 20 per eventuali richieste ancora di interventi, se in questo lasso di tempo ne verranno. Dopodiché ci accingeremo alla fase finale, per cui alla fase di voto. Quindi direi a Donato di sospendere i lavori, di mettere un sottopancia, di mandare degli spot e mettere un sottopancia sulla trasmissione di Liberi TV, dove si indica che i lavori del congresso riprenderanno alle ore 20 con il dibattito generale e la fase di voto. Io mi regolerei in questo modo, quindi attendo un feedback da parte di Donato. Ok, perfetto. Quindi la diretta in questo momento sta per terminare, i lavori del congresso sono sospesi fino alle ore 20.